L'elisir di lunga vita è contenuto nei nostri geni? Direi di sì, seppur con qualche precisazione. Tutte le specie, quindi compresi i mammiferi, l'uomo, hanno dei geni che sono capaci, se attivati, di prolungare la vita. Questi sono geni che si attivano quando c'è poco nutriente, quando c'è poco cibo. Ed è logico, quando c'è poco cibo, le specie hanno imparato a fermarsi, a rimandare a tempi migliori la riproduzione. Ed è un effetto reale sulla durata della vita. C'è anche il rovescio della medaglia. Abbiamo dei geni che, se attivati, accelerano l'invecchiamento e accorciano la durata della vita. Quei geni non sono stati selezionati per quella funzione, ma si attivano quando c'è un eccesso di energia, cioè quando mangiamo troppo, come succede nella nicchia ecologica in cui la nostra specie si è infilata.